un sequestro preventivo per corruzione di beni immobili e disponibilità finanziarie per un valore di oltre 3 milioni di euro. È il cuore dell'operazione Villa Munda eseguita dalla Guardia di Finanza al centro l'acquisizione da parte del Comune di Varedo di Villa Bagatti Valsecchi. I militari della tenenza della Guardia di Finanza di Seveso hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza di beni immobili e disponibilità finanziarie equivalenti ai profitti illeciti conseguiti da vari soggetti coinvolti nell'acquisizione da parte del Comune di Varedo di Villa Barsecchi, il complesso immobiliare di fine Ottocento, noto anche per essere stato uno dei quattro padiglioni lombardi allestiti in occasione di Expo 2015. L'operazione, denominata Villa Munda, ha consentito di svelare l'accordo illecito stretto tra la parte privata venditrice, una società con sede a Milano, e un consigliere comunale del comune di Varedo, architetto di professione. Avrebbero raddoppiato il valore dell'immobile grazie alla perizia di un professionista compiacente. Il valore attribuito all'immobile, pari a 6 milioni di euro, è emerso dai numerosi documenti sequestrati dagli investigatori nel corso di delle perquisizioni. Nel 2009 infatti era stato lo stesso consigliere comunale ad aver valutato in una perizia di stima da lui redatta il complesso Villa Bagatti per un importo di 3 milioni di euro. Il bene inoltre era stato assicurato nel 2007 con una polizza contro l'incendio e responsabilità civile per un valore ancora inferiore. I finanzieri di Seveso hanno costruito il flusso di denaro pari a 300 mila euro versato dalla proprietà dell'immobile al consigliere comunale come corrispettivo per l'interessamento illecito nella trattativa e nel procedimento amministrativo sfociato poi nella vendita del bene. Secondo gli Conquirenti, quindi, grazie allo stratagemma realizzato, che ha consentito di attribuire a Villa Bagatti Valsecchi un valore più che doppio rispetto a quello reale, l'ente pubblico ha di fatto subito una perdita nell'acquisto di circa 3 milioni di euro.